Abbiamo stasera gli incontri con gli autori appunto per il concorso del festival e il film di cui parliamo oggi li avete visti ieri sera, sono It Sleep Die, e abbiamo la produttrice, mentre invece per il concorso abbiamo Yariv Horowitz, il film è quello di ieri sera del concorso Rock the Casbah. You work with many different people in the film. So let's say we had money from the Israeli film and from Channel 10. So Channel 10 is more connected to the right-wing government, and the Israeli film are more connected to the left-wing movement. So the Israeli film always said, show us more violence of the soldiers. And the Channel 10 say, show us less violence of the soldiers, you know? Dice che quindi, dato che era prodotto da Channel 10 e dalla Israeli Fan Commission, e Channel 10 è più legato alla destra israeliana, mentre la Israeli Fan Commission è più legato alla sinistra israeliana, quindi Israeli Fan Commission diceva fate vedere più violenza da parte dei soldati, mentre invece Channel 10 diceva fate vedere meno violenza da parte dei soldati. So then we got to a stage that we have so many interference in the script. Everybody have what to say from all sides and as well out there. So in the end of the day, they started to disagree in so many things that they become tired of fighting between each other. So they leave me alone, and in the end of the day, I was doing whatever I wanted. Quindi diceva anche Artea aveva le sue opinioni riguardo al film, però la questione è il fatto che dato che tutti litigavano rispetto a quale idea di film avevano in mente, alla fine l'hanno lasciato lavorare da solo, perché litigavano talmente tanto tra di loro che l'hanno lasciato in pace, l'hanno lasciato fare. Hands up! The kids from the village, because all the Arab actors are actually non-actors, they're people from the village. And they were very happy to come and throw stones. They were like really, really happy about the opportunity they have to throw stones with the license, yeah, in our production. But I have to say that in the beginning, when we went to eat lunch every day, we had two areas in the lunch. One was the Israeli actors and the other was the Palestinian actors, but after everybody falls in love of doing movies, after a while we all become friends, and it was very nice. C'è un'altra storia importante, è che quando sono andati a girare fino ai villaggi c'erano molti bambini, dato che la maggior parte degli attori arabi non sono attori professionisti. E molti di loro quindi hanno cominciato, gli piaceva molto andare a tirare pietre, diciamo, sul set. E poi dice che quando si trattava di andare a pranzo insieme, c'era una parte del pranzo per gli attori israeliani e una parte del pranzo per gli attori palestinesi, ma dato che comunque a tutti piace fare film di loro, dopo un po' hanno cominciato ad andare d'accordo tra di loro. And I remember me walking and as a person that is 18 years old and you want to be loved, you know, like everyone else, it's the 18 years old, you want that everybody loves you, you want to dress well, you want to look well, you want to be cool, but then you find yourself patrolling in a place that people are spitting at you, shouting at you, peeing at you from the roof. So the experience was very humiliating. E lui dice a 18 anni vuoi essere amato, vuoi sentirti cool, e invece ti ritrovi a controllare le strade con la gente che ti sputa addosso, ti insulta. After one of the screens there is a Palestinian woman from Gaza, a refugee in Germany now, who come to tell me that it's the first time that she feels pity for the Israeli soldiers as well. So for me it was very touching. E una delle reazioni che più l'ha colpito è il fatto che una donna palestinese che era rifugiata in Germania, una donna di Gaza, dice che è la prima volta che ha sentito un dispiacere per i soldati israeliani vedendo il suo film.
Svezia è stata un paese dove abbiamo ricevuto un sacco di gente che ha studiato come funziona la società svedese. Ormai invece la Svezia, come il resto del mondo, soffre della situazione globale, perché le industrie vanno dove l'operaio costa di meno, e questo succede anche in Svezia. Questo è un fatto. E l'altro fatto è che abbiamo anche un governo destro. Anche i socialdemocratici hanno iniziato a vendere quello che era dello Stato, e così la nostra società pian piano è diventata anche un'industria e non più una società. In quel modo soffriamo della situazione globale come tutti gli altri paesi europei. La nota della regia. Allora, volevo fare un film su quella parte della società che ho sempre amato, ma alla quale qualche volta mi sono vergognata di appartenere. La Svezia non ha una relazione facile con la propria immagine quando si affronta il tema del suo stato come paese di migrazione ed asilo politico. Voglio essere parte del processo di ridefinizione dell'identità nazionale svedese. Una persona come Rasha, una ragazza musulmana, intensa, determinata, alla quale non interessa quale opinione gli altri abbiano di lei, è un'ovvia sfida alla maniera nella quale gli svedesi hanno tradizionalmente pensato a se stessi. La storia di Rasha ha molto a che fare con la sua identità e con il modo nel quale le persone la vedono, ma rivela anche molto sulle esperienze che tanti giovani fanno in questo periodo di crisi economica in Europa, dove la disoccupazione è altissima e dove crescono le contraddizioni interne alle società. Ugualmente importante è il fatto che volevo affrontare anche un tema personale e mostrare un tipo di relazione padre-figlia che non ho mai visto sullo schermo quando ero ragazza.